Mino Borracino, assessore regionale allo sviluppo economico della Regione Puglia, è proprio di alcuni giorni fa la nomina assessorile. E allora, assessore, un impegno davvero fondamentale per il territorio, perché si tratta di una delega assessorile nevralgica, fondamentale quella allo sviluppo economico. Lungo quali direttrici conta di muoversi per affrontare quella che è purtroppo l'emergenza Taranto? Innanzitutto portare a compimento il processo iniziato anche prima di me dal collega che mi ha preceduto per quanto riguarda la questione della ZES, la zona economica speciale ionica. Insieme a quella adriatica, sono strumenti importanti per poter attrarre investitori in un'area dove avrebbero agevolazioni autorizzative dal punto di vista della tempistica, ma anche dal pagamento dei tributi, e quindi la possibilità di a Taranto, a Grottaglie, a Martina, a Castellaneta, insomma in tutte le zone della nostra provincia, diciamo quelle più al centro degli sviluppi economici, poter allocare aziende importanti, nuove, con la possibilità di assunzioni. Poi la questione dell'aeroporto, che è in un'interconnessione unica con il nostro porto. Sappiamo che il porto è oggetto proprio in queste settimane di un'attenzione di un grosso gruppo specialistico nel settore turco, la holding Il Port, e lavoreremo affinché ci sia la possibilità di far nascere subito questa stretta collaborazione tra porto e aeroporto. Aeroporto che in questi giorni, dalla voce dell'amministratore delegato di Leonardo, abbiamo appreso un'azienda in salute con investimenti futuri e quindi la possibilità di poter potenziare i posti di lavoro, i livelli occupazionali all'interno di Grottaglie. E poi insomma, la possibilità di attingere a quei 50 milioni di euro, che è la vera scommessa per la nostra provincia di Taranto. Ovviamente io sono l'assessore regionale e devo fare l'assessore per tutta la regione, ma ovviamente ci sono delle misure destinate per Taranto che non perché la si voglia guardare con un occhio particolare, ma perché Taranto merita questa attenzione particolare, questi 50 milioni di euro per il PRRI, vale a dire quel piano di recupero della reindustrializzazione, che prevede nei siti di interesse nazionale come Taranto, i siti diciamo sottoposti ad alti inquinamenti, ad alti tassi di inquinamento, di poter ricevere risorse, aziende, parliamo di aziende, e quindi un'attenzione particolare alle imprese, a patto che ovviamente ci siano assunzioni con i rispetti dei contratti di lavoro, con la possibilità di dare una mano a lavoratori ad uscire da vicende occupazionali strane, a rapporti di lavoro sempre di somministrazione, quando invece questa città, questa provincia ha bisogno di contratti a tempo indeterminato, e quindi la possibilità di utilizzare queste risorse per insediare nuove aziende, ma soprattutto per creare posti di lavoro stabili.